si arrende, non si arrende mai. Serie B con te.it, il campionato degli italiani. È stata una partita dove abbiamo rischiato più del solito, dove forse le altre partite dove avevamo avuto quel pizzico di sfortuna, oggi abbiamo avuto quel pizzico di fortuna. La partita è stata, secondo me, letta male, nel senso che abbiamo giocato troppo a fare il terzo gol e a non cercare di non farli rientrare in partita loro. Loro hanno due esterni che crossano bravissimi e noi non abbiamo capito che bisognava spegnere quelle due fonti lì.
o sei bravo a fare il 3-0 come abbiamo avuto due o tre occasioni, o soffrivi fino in fondo. Oggi il Lanciano ha patito quello che ho patito io in altre partite, nel senso che la palla non voleva entrare, potevano giocare anche due giorni ma non sarebbe entrata, come noi poi è successo in altre partite. Però è vero che oggi abbiamo creato molto più del solito rispetto alle altre partite in casa. Quello che avevo detto, che abbiamo messo qualcosa di più, si è avverato. Abbiamo giocato molto con la palla a terra, abbiamo cercato di non lanciare, abbiamo avuto due, tre occasioni limpide davanti al portiere, come l'hanno avute loro. Dobbiamo trovare un piccolo equilibrio di non rischiare come abbiamo rischiato nelle altre 11 partite. Ma è anche vero che, secondo me, come avevo detto, il Lanciano è una squadra che gioca bene e se non gli spegni quelle due fonti può crearti questi problemi proprio su questi cross che sono molto bravi. Questo è l'allenatore che dovete imparare a conoscere, che lui guarda l'ultimo allenamento con grande attenzione, che guarda il penultimo con grande attenzione, e l'ho visto molto dentro la partita. Secondo me il primo tempo è stato il giocatore che ha creato l'opportunità di passare in vantaggio, perché ha dato due palle bellissime, e una abbiamo fatto gol e una abbiamo sfiorato. Secondo me è un giocatore che ci manca, perché nei calci piazzati è vero che oggi abbiamo calciato poco rispetto alle altre partite, però quando l'abbiamo calciato lui è stato bravo, che abbiamo creato delle difficoltà. E poi gliel'avevo detto alle 2:15 che si doveva preparare a due situazioni: partire alto quando volevamo vincere la partita, essere bravo nello smorzare la vivacità del gioco loro, ed è anche stato bravo anche lì facendo il vertice basso, e secondo me è stato bravo. L'unica cosa che devo insegnargli un po' di più, forse schermare un po' più di palle quando sono in volo oppure sulla traiettoria. Stiamo parlando di un campione che è stato fermo due mesi, si è messo a disposizione e secondo me ha fatto una buona partita. Ripetiamo che oggi ho visto due grandi giocatori, che Zebli e Del Prete hanno fatto una partita spettacolare. Tutti hanno cercato di ottenere questa vittoria che ci tirava fuori, diciamo, dalle sabbie mobili. Ora siamo lì a un passo da tutti dove dicono il paradiso, ma io ho detto la classifica non la guardo. Sto già pensando alla partita di domenica, che ho paura di perdere altri qualche giocatore, perché anche oggi vi devo svelare, ma in panchina fra Salifu e Zapata nessuno dei due forse era pronto per giocare, ma l'ho fatto per cercare di tenere il numero, perché non erano ancora pronti per giocare. Quindi pensate alla difficoltà quando tu hai due giocatori che non stanno bene, e quindi devi cercare di portare più a lungo possibile il centrocampo. Secondo me è stato bravo Spinazzola quando è entrato, ha fatto finalmente una partita di grande personalità. E quindi Rosati, abbiamo un grande portiere, il portiere l'abbiamo comprato perché è un grande portiere, quindi oggi ha fatto quello che doveva fare, ha fatto tre grandissime parate. L'unica cosa che devo migliorare è anche l'approccio ai primi 10 minuti di tutte le partite. Tutte le partite, i primi 10 minuti, noi partiamo lento. Quindi devo rivedere qualcosa che adesso in settimana cercherò di carpire, per come mai partiamo questi 10 minuti sempre timorosi o molli. Non lo so la parola giusta qual è. Molto meglio. La ripresa secondo me è stata una bellissima ripresa. L'unica cosa che vorrei cancellare della ripresa è proprio queste palle dal fondo che non siamo stati bravi a capirle. Il gol annullato deve essere annullato perché c'è stato un fallo. Loro secondo me hanno sbagliato due gol come noi ne abbiamo sbagliati in altre circostanze. Però il gol era da annullare, non possono rimproverarsi su quello. Sulle altre situazioni sì, perché secondo me hanno avuto tante occasioni per far gol. Almeno 3 sicuro. E noi sul 2-0 tutti volevano andare alla ricerca del 3-0. Questo invece non deve avvenire, dobbiamo essere più bravi. L'ho detto che secondo me Zebi è stato uno dei meglio in campo per personalità, capacità di leggere la partita, reggere i 90 minuti con una grande semplicità. Abbiamo un ragazzo che è veramente importante, e quindi vuol dire che lavoriamo in settimana, che il mio staff lavora, che io faccio qualcosa anche durante la settimana, perché portare un ragazzo del 97, mi sembra l'unico 97 che gioca 3 partite titolare, così non ce n'è, sono 95, 94, lui sta 97 dove ha rischiato di rimanere senza squadra, invece adesso gioca titolare nel Perugia in una grande piazza con dei risultati veramente importanti. Adesso faccio fatica veramente a dire mi privo di Zebli. Il fatto di chiudere le partite, il fatto che noi quando abbiamo avuto quelle due occasioni prima di Danza Fame alla fine di chiudere la partita, ti viene questo timore
di buttare tutto il lavoro che abbiamo fatto in settimana con una palla che poteva poi starci a loro. Quindi è questo, perché noi veniamo da tante partite come ha fatto Lanciano oggi, cioè occasione da gol e non riusciamo a buttarla dentro. Oggi secondo me ne abbiamo buttate dentro due e ne abbiamo create altre, però secondo me abbiamo concesso molto di più rispetto a molte più squadre più forti che sono venute qui, tipo il Cagliari, tipo il Cesena, tipo l'Entella. Però bisogna dire anche bravi il Lanciano, perché secondo me il Lanciano, io l'avevo detto in conferenza stampa, ha un calcio propositivo, ha un calciatore secondo me importante che il calcio italiano si è fatto sfuggire, perché tutti guardiamo perché è alto 1,70, no, piccolo, e anche Mammarella secondo me. E quindi io guarderei molte volte anche a cosa fanno, non solo alla stazza fisica, perché noi siamo poi fissati i colossi, quelli forti, ma poi se c'è un giocatore che calcia con quella qualità lì, mi sembra che in Serie A ultimamente ce n'è pochi. Un giocatore che prima di buttar via la palla piccolo ci mette tanto, quindi forse qualcuno ha sbagliato a non dargli di concedere qualche opportunità per grandi squadre. Marelungo è un giocatore molto importante che io conosco. Marelungo, quando troverà la condizione, sarà un giocatore che tutte le squadre dovranno temere. Ora Marelungo è al 50%. Quando Marelungo arriverà all'80-90%, è un giocatore che fa la differenza in Serie B. E quindi Lanciano se lo terrà ben stretto. Io oggi sono molto fiero dei miei giocatori, perché ho detto venire da 4 partite, e io mi ricordo cosa si diceva dopo la sconfitta di Latina: oddio se perdiamo al derby, oddio se perdiamo col Cagliari, oddio se perdiamo con Salernitano, oddio se perdiamo con Lanciano. Tutto sommato ne abbiamo vinte 2, pareggiate 2 e abbiamo fatto 8 punti in 4 partite, insomma la media mi sembra importante. Sì, vuol dire che dobbiamo continuare a lavorare come stiamo lavorando, non cullarci su questa vittoria. Non dovevamo abbatterci se avevamo fatto 4-0-0 prima, e non dobbiamo cullarci adesso se abbiamo vinto 2-0 con Lanciano. Martedì dobbiamo riprendere gli allenamenti, tirarci sulle maniche, cercare di migliorare dove? Di sbagliare meno situazioni, di leggere più le situazioni. Però io ho detto, io quando dico mi tengo stretto il mio gruppo perché so cosa mi dare, io ho visto delle giocate veramente importanti oggi. Quando siamo partiti palla a terra, Lanciano ha sofferto moltissimo nella nostra ripartenza. E quindi oggi per la prima volta, se avete visto, ma non l'avete notato, e ve lo dico io, non abbiamo mai calciato dal fondo, il portiere non ha mai lanciato, e quindi abbiamo sempre giocato. E questa è una cosa che abbiamo messo in più in settimana, vuol dire che un altro passettino abbiamo messo. Noi, però mi sembra che noi qui non è che ci ha battuto tutti, mi sembra che gli altri che giocano contro di noi battono gli altri, evidentemente noi qualcosa abbiamo. Io non guardo gli altri, io guardo il mio, io sono contento di quello che stiamo facendo. Io ho detto che adesso non conta essere nei primi, nei secondi, nei terzi. Io conto avere continuità di rendimento, continuità di crescere i giocatori, di crescere l'autostima, di creare patrimonio. Io guarderei più il fatto che Zebli, il Perugia mi sembra che sia 10 anni che non tira fuori un giocatore, mi sembra, anche forse di più. Allora cominciamo a capire che il Perugia deve creare un patrimonio, e mi sembra che adesso ha 2 giocatori del 97 di proprietà che si stanno affacciando a un campionato difficilissimo. Io guardo questo, poi ho detto, a me se non abbiamo battuto l'Entella, ma mi sembra che non l'abbiano battuto anche altri l'Entella. Mi sembra che noi in casa non abbiamo mai subito gol, l'unica squadra in Europa che in casa non ha mai subito gol. Se devo guardare se non ho battuto l'Entella, io guardo questo. Siamo l'unica squadra che in Europa ha preso 6 gol. Forse c'è il Real Madrid che ne ha presi meno. Allora cosa guardiamo? Sempre le cose negative? No, ho detto. Allora io ho detto, io guardo anche le cose negative, e ripeto, oggi secondo me ci sono state anche le cose negative, però guardo la crescita della squadra. Il fatto che non abbiamo mai buttato via la palla, il fatto che abbiamo cercato sempre di giocare, il fatto che abbiamo creato un patrimonio del Perugia, io sono molto soddisfatto. Perché tutte le volte si dice che io sono un difensivista, anche oggi mi sembra di aver giocato con 4 punte e aver sostituito punta con punta, però si guarda sempre al negativo. Però io sono contento, ho detto, sono molto contento. Sì, sono contento questa sera in modo particolare rispetto alle altre gare, perché la prestazione personale è servita a portare i 3 punti al Perugia, che questa sera era la cosa fondamentale. Quindi contento il doppio proprio per questo. E niente, dicevo,
oggi abbiamo preparato questa gara per vincerla a tutti i costi. Poi che io sia stato uno dei protagonisti, questo fa ancora più piacere. C'è stato un fallo su Comotto, lui in spogliatoio ha un taglio sul tallone, gli è proprio salito sopra, quindi non ho visto benissimo perché seguivo la palla, però ho visto Gianluca che si lamentava abbastanza vistosamente con l'arbitro, quindi poi penso per suggerimento dell'assistente abbiano ritenuto opportuno di annullare il gol. Rispetto alle altre gare che abbiamo affrontato qui al Curi, è stata una gara dove abbiamo concesso forse un po' troppo, però se questo è il risultato finale va bene così. Loro comunque in avanti hanno giocatori di categoria, hanno ottime qualità, quindi il fatto che giocavano con tre punte diciamo, all'inizio soprattutto ci hanno messo in difficoltà, poi siamo stati bravi a sbloccare la partita e da lì comunque è cambiato un po' l'impostazione del gioco da parte nostra. Assolutamente, Fabinho per noi è importantissimo, come sono importanti altri giocatori che in questa prima fase del campionato sono mancati per infortuni, vedi Taddei questa sera, quindi il fatto che Fabinho si sia sbloccato è un bene per il Perugia, speriamo che continui così e che il Perugia continui a vincere. Sì, vengono da un momento non felice, però abbiamo avuto la dimostrazione che la Serie B è un campionato difficilissimo, il Lanciano che è una squadra penultima in classifica è venuta qui e ci ha messo in difficoltà più del Cesena che lotta per i primi posti, quindi ripeto, bisogna stare attenti, non guardare la classifica come abbiamo fatto fino ad ora, perché se siamo venuti fuori da questo, dal momento precedente negativo è perché abbiamo pensato a gara dopo gara, quindi adesso prepareremo la partita con l'Ascoli sapendo che sarà una partita dura e quindi dovremmo impegnarci come sempre per portare a casa un risultato positivo. Il campionato di Serie B è un campionato difficile, si può aspettare tutto da tutti, però la nostra squadra è stata concentrata come dall'inizio del campionato e oggi siamo stati premiati riuscendo a fare i tre punti che erano i nostri obiettivi. Sì, dopo aver fatto il primo gol loro sono sbilanciati un po', abbiamo avuto tante altre occasioni per chiudere il match e ripeto, Serie B è difficile, è un campionato difficile, va chiuso. Queste partite, quando hanno le possibilità di chiudere, va chiusa perché dopo può avere delle sorprese. Sì, giocano in casa, ma noi abbiamo tutta la settimana per prepararlo. Prepariamo al massimo anche questa partita con rispetto al nostro avversario, come stiamo facendo fino adesso, e cercare di fare il nostro meglio.